ed è il leader di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi, accompagnato dal direttore del TG2, Gennaro San Giuliano. Così come Fratelli d'Italia ti rovina anche Italia Viva e la Lega. Non vi verrò a dire quello che è venuto a dirvi Giuseppe Conte, perché alla scuola di formazione della Lega guidata da Siri, qualche anno fa, Conte venne qui per lisciare il pelo agli studenti e agli amministratori, disse: io sono populista. Uno, io non sono populista, anzi io sono esattamente l'opposto, cerco di essere esattamente l'opposto. E due, non mi va di venire a lisciarvi il pelo. È un momento storico comunque che si sta iscrivendo alla scuola politica della Lega. Li vedo in aula tutte le settimane, non è un momento storico. Come no? Sono abbastanza educato. No, vedo. Mi hanno detto: ma perché vai alla scuola di formazione politica della Lega? Perché mi hanno invitato. Ah, non lo sapevo, mi fa piacere. Non organizzo gli ospiti. Però magari può darvi due consigli su come vincere un referendum. No, ecco, diciamo che no. Stamattina il segretario Salvini però ha detto che lui non lo sapeva che Renzi veniva. Ma com'è possibile? Ma no. Gliel'ha detto? Ma davvero ha detto così? No, non credo. Forse magari non sapeva che fosse oggi, ma sapeva che sicuramente era nostro ospite. Magari non è che tiene l'agenda esatta di tutti i nostri appuntamenti. Però lo sapeva? Beh, certo, sì, assolutamente. E perché non è venuto? Non è venuto chi? Salvini a sentire Renzi. No, Salvini viene domani. Oggi non era previsto, non ce l'avevamo in scaletta. Sono qui la Lega, siamo diversi, siamo opposti, però io qualche punto di contatto comincio ad intravederlo. Sulla carta d'identità, il nome di battesimo. Oggi che questi referendum possano passare, non lo so, sicuramente io voto a favore. Ho fatto una prima risposta fin troppo lunga. Sai, noi di sinistra facciamo discorsi Raul Castro, Fidel Castriani e lunghi. Noi di sinistra chi? L'ho voluto dire qui alla Lega, se lo dico qui, dove lo dico. Ma io non so neanche se sia in corso un flirt. Io so che è in corso un confronto politico sano ed è quello che ci vuole oggi. Le amministrative in qualche comune un po' sfilacciato, da una parte andrà con Fratelli d'Italia senza di voi, dall'altra parte andrà con il centrodestra. Qualcosa si sta muovendo, è inutile girarci intorno, sì. No, ma qualcosa si sta muovendo sicuramente, perché non si dovrebbe muovere? Ripeto, se le cose si muovono in positivo, ed è giusto che si muovano. Prossima Leopolda a Pontida. Abbiamo fatto la scuola a Ponte di Legno, però se queste battute, se ti sei preparato, sei un grande. Che cosa farà da grande Matteo Renzi? Ma che gliene frega allora? Per l'appuntamento elettorale. Sono fra i pochissimi italiani che non mi votano. L'appuntamento elettorale del 2023. No. Scusa, se fai l'applauso sugli italiani che non mi votano ci rimango male. Allora, ma indipendentemente dal flirt, il tema è che Letta dice: se voglio essere competitivo con questa legge elettorale devo stare con i 5 Stelle, se no non tocco un palla in nessun collegio. Ma i 5 Stelle, a forza di stare con il PD, perdono, e soprattutto io considero un valore che Conte non sia più il punto di riferimento della sinistra. Se mi domandi se stiamo nel campo largo, se il campo largo è quello con Conte e i 5 Stelle di oggi, ho l'impressione che non ci stia nemmeno il PD. Cioè, la novità di queste ultime settimane è che persino il PD si sta rendendo conto che Conte è inaffidabile. Mi piacerebbe una legge elettorale come quella del sindaco d'Italia. C'è il sindaco, ci scontriamo, poi si va al ballottaggio, chi vince governa. Anche perché l'alternativa qual è? Che ci sono quelli, come me peraltro, che devono fare tutta la legislatura a buttare giù i governi a rifarli. Non fate che anche nella prossima legislatura mi tocca prendere il 4% e col 4% faccio 3 governi. Diamo una regola nuova in cui, come nei comuni, chi vince, vince e governa per 5 anni e chi perde fa con rispetto l'opposizione. In bocca al lupo e buon lavoro. Buonasera a tutti. Grazie a Matteo Renzi e a Gennaro San Giuliano.